Io comincerò con ringraziare intanto ARPAT perché annualmente sta diventando sempre più prezioso il lavoro di confronto che questo momento ci consente. Da dove nasce questa esigenza? Allora, intanto abbiamo fatto una valutazione che in un momento storico così complicato, in cui la pandemia ha sicuramente messo in luce tantissime criticità del nostro sistema economico e sociale, il rilancio degli investimenti e l'attenzione alle politiche ambientali devono camminare di pari passo. Noi siamo convintissimi di questo. E per affrontare soprattutto concretamente la crisi economica, quindi il sostegno ai lavoratori e quindi alle loro famiglie, ai cittadini. Un'esigenza che è imprescindibile se vogliamo parlare di futuro, se la preoccupazione vogliamo dargli delle gambe per poter trovare delle soluzioni. Perché crescono i termini di disuguaglianze, crescono le problematiche sociali e ambientali. Quindi nasce l'esigenza, durante la campagna elettorale, di sottoporre un documento che abbiamo sottoposto a tutti i candidati in quel momento lì per le regionali toscane, in cui avevamo messo in fila una serie di ragionamenti, una serie di argomenti immediati con delle precise richieste. Qualcosa dove siamo già coinvolti, qualcosa dove vorremmo essere coinvolti di più, qualcosa in cui non siamo neanche coinvolti e chiediamo di poterci essere, di dire la nostra. Vado a toccare diversi punti, faccio un po' a flash, ma non perché non parto da una classifica di importanza, ma perché onestamente gli argomenti sono tantissimi e sono veramente molto importanti. Quando si parla di riduzione di emissioni di anidride carbonica. Ecco, dobbiamo uscire dal circolo dell'utilizzo delle fonti fossili e quindi riconvertire all'economia una fase ecologica. Ho sentito parlare di prima di bonifica e quindi noi in Toscana abbiamo la fortuna di avere dei consorzi di bonifica che funzionano e vanno gestiti perché loro fanno manutenzione del nostro territorio. È un nostro dovere preciso perché il non consumo del suolo sono scelte strategiche, così come la riduzione drastica, che l'ho sentito dire prima, delle sostanze chimiche dannose, dannose per tutti noi che vengono utilizzate soprattutto in agricoltura. I nostri uffici territoriali per la biodiversità, un insieme di grandissime, la biodiversità, che è un insieme di grandissime varietà di animali, piante, funghi, microrganismi. Questo meccanismo così fragile perché è a rischio e dobbiamo comunque capire che la nostra presenza con le attività umane, tale presenza ha reso fragile questo equilibrio. E quindi decisiva la valorizzazione, la difesa dell'agire dei nostri uffici per la biodiversità. La forestazione, anche qui siamo una regione con le aree boschive più ampie. Però aumenta, e ho sentito il dato anche prima, i terreni non coltivati. E questo non è un bene. E soprattutto perché dobbiamo fare un ragionamento su delle filiere di prossimità. Dobbiamo cercare di avere più attenzione al sottobosco. E quando parlo di foreste non posso non parlare, e non possiamo non parlare di montagna e la sua tutela, perché la Toscana, consentitemi, la bellezza della Toscana è anche quella. E quindi la montagna, le prospettive di uno sviluppo ambientale sostenibile e in quei territori sicuramente non può essere che un investimento. Questo patrimonio, il tutto, deve passare attraverso una progettazione. La progettazione attraverso un PSR, un Green Deal, un Recovery Plan, tutta progettazione e concetti messi insieme per cercare di affrontare insieme quello che i cambiamenti climatici ci impongono. Le fonti rinnovabili. La Toscana ha sicuramente una buona, diciamo così, percentualità di uso attraverso la geotermia, ha una sua buona dimensione, ma vanno fatti più investimenti perché le fonti rinnovabili come l'energia solare, quella eolica, quella idroelettrica, le biomasse possono essere un aiuto affinché queste fonti rinnovabili vadano aumentate il loro utilizzo. È una mission dove sicuramente è necessariamente andare in questa direzione attraverso la riduzione dell'anidride carbonica. Voglio aprire una piccola, diciamo, consentitemelo, più da sindacalista vera e propria.
L'osservatorio ARPAT e la sua importanza. Io credo che sia fondamentale mantenere questa sentinella di controllo sul nostro territorio, per avere sempre comunque la consapevolezza di quello che succede sul nostro territorio, per avere dati aggiornati sulla qualità del suolo, l'aria, l'acqua. La politica regionale, ecco che cosa si percepisce dal nostro documento. Noi chiediamo alla politica regionale il dovere di tenere questi indicatori prescritti attraverso quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi prevenire tutto quello che sono le malattie legate all'inquinamento. Quindi l'acqua, qui vorremmo essere un pochettino più coinvolti per individuare i percorsi più appropriati negli interventi strategici, in quello che sono le riduzioni delle tariffe ai cittadini, la qualità e la quantità degli investimenti, cercando di valorizzare il lavoro, perché per noi è fondamentale sempre questo, lo sottolineo perché noi rappresentiamo il mondo del lavoro e quindi evitare di ricorrere troppo spesso agli appalti. Noi crediamo che la Regione debba avere un ruolo attivo nel coordinare, nel programmare e soprattutto attraverso un ragionamento di forme di democrazia attiva, anche dentro, senza sovrapporsi alla titolarità dentro gli enti, sovrapporsi sulle RSU o le categorie di appartenenza. Facciamo un ragionamento complessivo perché siamo convinte che siamo tutti in una direzione sola, perché questa pandemia sicuramente questo lo ha sviluppato e ha agguentato. I rifiuti, la parola d'ordine è quello del recupero della materia, è sicuramente il motivo centrale della nostra economia circolare, dello sviluppo sostenibile. La raccolta va organizzata in funzione di un riciclaggio. L'Europa entro il 2035 si pone l'obiettivo di un 65% del riciclo e 10% in discarica. Ecco, la Toscana, secondo noi, deve essere più ambiziosa in questo, perché noi abbiamo bisogno che tutto quello che non si ricicla va comunque indirizzato verso impianti che non inquinano. E una filiera produttiva in questo, con posti di lavoro di qualità, con costi contenuti, è questa la strada. Perché questa realizzazione, noi siamo consapevoli di dover realizzare impianti che devono essere efficienti per emissioni e per resa. Quindi una nuova progettazione regionale dai rifiuti di cui noi ci aspettiamo l'azzeramento, perché questo è il nostro obiettivo. E così come per il contenimento dei termovalorizzatori, l'aumento robusto delle ma materie secondarie, lo smaltimento delle materie secondarie, perché su questo va fatta una riflessione, perché sulla modalità di gestione e la natura dei soggetti industriali che provano nei 3 punti ottimali di gestione, noi dovremo cercare di fare un interesse pubblico, pubblica proprietà e sicuramente metterlo al servizio delle comunità locali. Cioè fare un ragionamento unico che ci porti nella stessa direzione e questo attraverso la cabina di regia che spetta la regione. Noi ne siamo fermamente convinti. Quindi discussione con tutti i soggetti che possono fare in questo sicuramente la loro parte, dalle comuni, alle province, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni datoriali, il sindacato. E perché no? Anche attraverso esperti che ci possono in qualche modo dare una mano a quello di continuare a pensare a una Toscana che possa essere autosufficiente in ambito regionale e lavorare per un bene comune per la collettività. Noi rappresentiamo la forza lavoro e fondamentale per noi è questo. Noi siamo convinti che lo spezzettamento tra catene di appalti e subappalti non faccia assolutamente bene. I sottoinquadramenti contrattuali che devono essere messi in condizione per poter fare al meglio il loro lavoro e soprattutto quando parliamo di rifiuti industriali, che è diventato, e secondo noi c'è un reale pericolo anche di essere terreno facile per le ecomafie. Noi dobbiamo fare un ragionamento più ampio, più coinvolgente, soprattutto coerente ed efficace. Noi avevamo chiesto in questo nostro appello, lo avevamo chiesto durante la campagna elettorale, lo rifacciamo nostro che in questo momento la giunta regionale è attiva e sta lavorando, a svolgere un ruolo attivo,
principale, e soprattutto non dimenticarsi che ogni volta che si parla di biodiversità, forestali, montagna, dipendenti anche dell'ARPAT, che abbiamo detto, tutti noi abbiamo detto, fatto complimenti ad ARPAT, però mi viene normale il dovere da sindacalista di sottolinearvi la profonda preoccupazione che abbiamo sui lavoratori che fanno parte di questi comparti, perché parliamo di lavoratori che hanno tutti tra i 55 e i 56 anni, non abbiamo ricambio generazionale, non esiste un turnover. Noi abbiamo sicuramente bisogno di riampliare e creare le condizioni affinché la forza lavoro sia ampliata, perché l'abbiamo detto tutti noi e su questo siamo convinti. Poi ognuno nel nostro ruolo con le nostre divergenze, però sicuramente la forza lavoro è fondamentale, va tutelata e va ampliata in ogni settore che io ho illustrato. Scusatemi se sono stata molto stretta, ma gli argomenti sarebbero talmente vasti e vi ringrazio.